Avete fatto la passeggiata sulla Godossa? No, non è assolutamente così, abbiamo fatto una buona partita, ci tenevamo a finire bene perché anche se non ha portato a nulla arrivare ai sesti è diverso da arrivare ai settimi ottavi, fare 60 punti è sicuramente un buon traguardo, ci tenevamo a finire bene, l'abbiamo fatto e siamo contenti di questo, anche perché abbiamo poi riscattato la prova dell'andata in cui Gozzano fece un'ottima gara e vinse meritatamente a casa nostra. Mi è sembrato che lei ci teneva più a non prendere gol che a segnare il sesto o settimo gol. Io credo che poi quando le squadre mostrano una solidità difensiva riescano poi anche ad incidere poi offensivamente. È importante chiuderla bene, la partita si è messa subito in un binario giusto per noi, quindi poi alla fine del primo tempo diciamo che il risultato era quasi acquisito e sono stato contento comunque che i ragazzi non hanno mollato nulla fino alla fine. Ma anche se nel secondo tempo forse avete più tiratori di fili che ne imbarca voi che più riuscite a organizzare? Ma credo che una minima di giusta reazione era da aspettarsi dalla parte del Gozzano, che ha sicuramente dei buoni elementi. Domenica scorsa, se non ero, è uscito un po' di quel campo della Saremese, questo testimonia la loro ottima rosa. Per noi è importante vincere, l'abbiamo fatto, complimenti ai ragazzi, siamo contenti di aver concluso così, abbiamo un pizzico di rammarico per non essere arrivati vinti, ma nel calcio ci sta e siamo comunque soddisfatti di aver fatto 60 punti. Ma le prossime sono panchina del Legnano? Ah, io credo che questo non sia il momento di pensare a queste cose, la stagione oggi l'abbiamo conclusa calcisticamente, adesso la società concluderà il resto, farà tutte le sue valutazioni e poi vedremo quello che sarà. Io credo che io sono subentrato il 29 novembre, se non ero in 23 partite abbiamo fatto 41 punti, non posso ringraziare tutti i ragazzi per tutto ciò che abbiamo fatto.